è interessante. Ecco, a fronte di questa vulnerabilità, io credo che solamente una socializzazione, una condivisione di questo portato di vulnerabilità possa rappresentare una garanzia per fare fronte a questo tratto della natura umana. E dal mio punto di vista, i sistemi di welfare, qua parliamo ovviamente in termini di modelli, ecco, è chiaro che le forme concrete che hanno assunto, non lo so, quello italiano in particolare, ecco, quello di modello di welfare italiano in particolare sicuramente non è stato da questo punto di vista un sistema di welfare che fino in fondo ha rispettato questo principio della socializzazione e della collettivizzazione del rischio e della vulnerabilità, ma rimanendo ai suoi principi, credo che su questo in qualche modo quale che sia il welfare che andiamo a immaginare, non possiamo non tenerlo come punto di riferimento. Perché, ad esempio, io onestamente confesso che non la conoscevo, questa mutua dei traduttori, mutua sanitaria dei traduttori, non mi convince. Non mi convince perché dal mio punto di vista è, come dire, un ritorno alla situazione che c'era nel nostro paese prima del 78, cioè quando c'erano le mutue professionali. È solamente con la riforma l'introduzione del servizio sanitario nazionale che si rompe definitivamente e per fortuna il meccanismo delle mutue professionali e si arriva a un sistema di garanzia, almeno sulla carta, universale della copertura del rischio legato alla salute. Perché il problema è, d'accordo, ci dotiamo di una mutua sanitaria, i lavoratori della traduzione, ma appunto ancora qui, chi non è traduttore e per qualche ragione non fa proprio nulla, cioè l'anziano, per intenderci, il disabile, cioè tutte quelle figure che non hanno alcuna professionalità da mettere in campo, cioè che non sono in grado di fare nulla e non possono fare nulla. Per questo che cosa resta? Resta quello, il welfare residuale, resta il welfare legato all'estremo bisogno, cioè resta il welfare dei poveri, resta il welfare dei poveri, che è, dal mio punto di vista, una roba aberrante, è una roba che trovo aberrante, anche se questo è evidentemente il quadro, lo scenario a noi più prossimo, nel senso che le trasformazioni diciamo così, quelle reali, no, che toccano i sistemi di welfare, in quella direzione si muovono, cioè un taglio progressivo dei diritti sociali e perché non è vero, sono cazzate dal mio punto di vista chi dice si vuole distruggere il sistema di welfare, no, nessuno vuole distruggere il sistema di welfare, lo si vuole trasformare, che sono due robe completamente differenti, sono due cose completamente differenti, cioè nessuno, neanche diciamo quello più accanito neoliberista pensa a una cancellazione del welfare in quanto tale. Siamo noi che un po', come dire, ingenuamente, retoricamente gli attribuiamo questo discorso, in realtà nessuno lo pensa. In realtà quello che il più accanito neoliberista pensa è ad un welfare, a un sistema di welfare minimo, cioè che interviene solamente a fronte delle situazioni di grave bisogno,
cioè torniamo ancora a quel sistema, qui si torniamo all'Ottocento, ma non all'Ottocento di cui parlava prima Beppe, perché è un'esperienza tra l'altro che anch'io trovo estremamente interessante, quindi di neomutualismo, ma torniamo all'Ottocento, cioè alla beneficenza sostanzialmente, alla beneficenza. Più o meno pubblica, più o meno pubblica, cioè torniamo più esattamente a quella che allora si chiamava beneficenza legale. Ancora, quando immaginiamo delle, diciamo così, dobbiamo pensare a delle forme altre di welfare, anche lì dobbiamo, come dire, io ritengo, avere pienamente in mente la articolazione, la complessità della cosa. Prima, ad esempio, si diceva giustamente l'esigenza di informare, di ripensare una relazione operatore, ripensare la relazione operatore-utente, cioè far uscire queste due figure da ruoli definiti a priori, dove il confine è nettamente marcato. Tra parentesi, questa roba sta accadendo, nel senso che sempre più gli operatori sono precari e quindi sono sempre più vicini agli utenti di quanto lo erano in passato, quindi di fatto ormai la barriera tra operatore e utente, cioè l'operatore che si trova dall'altra parte, cioè è sempre più frequente. Ma lasciando stare questo, anche qui la relazione operatore-utente, quindi pensare ad un protagonismo dell'utente, è sicuramente una straordinaria intuizione che sicuramente nel nostro paese ha il suo riferimento principale nella figura, io credo, di Franco Basaglia e in quella pedagogia antistituzionale che Cannevaro gli aveva indicato. Ma anche qui, ottimo, cioè pensare di rendere protagonista l'utente dell'azione che viene intrapresa e non pensarlo esclusivamente come soggetto passivo. Ma attenzione, in questo protagonismo auspicato dell'utente si nasconde un'insidia tremenda, ovvero io ti do questa possibilità di essere protagonista, ma se quello non è in grado di diventare protagonista, non è in grado di diventare protagonista perché gli mancano delle capacità, delle risorse per essere tale, non solo non sarà protagonista, ma verrà anche reso colpevole non essere diventato protagonista. Cioè è un meccanismo di moralizzazione dell'intervento sul quale bisogna essere molto attenti. Anche il contrario. Anche il contrario. Com'è? Anche il contrario, se è troppo protagonista. Ah, cioè, sì, no, ma quello d'accordo, anche lì viene stigmatizzato, ma io pongo, come dire, quelle criticità sulle quali io credo che sarebbe bene interrogarci per non, come dire, trovarci di fronte delle insidie poi del tutto impreviste e trovarci poi improvvisamente a fronte di situazioni a dir poco imbarazzanti. Io credo che ci siano delle figure sulle quali costantemente tutti questi discorsi vanno messi alla prova. E quelle figure, la cartina di tornasole per me sono tutti coloro che non ce la fanno, sono tutti coloro che non hanno capacità, sono disabili, sono quelli che vivono un disagio psichico molto marcato e tante altre figure che nel corpo sociale sono presenti. Ecco, bene, se queste nostre idee tengono lì,
possono tenere anche altrove, ok? Perché il problema, e qui di nuovo torna rispetto a quando dicevamo prima, l'essere protagonisti presuppone essere, o più banalmente essere a pieno titolo individuo, perché poi di questo si tratta, essere a pieno titolo individuo presuppone delle competenze e presuppone una serie di diritti, di protezioni, in assenza delle quali, anche la persona, diciamo così, con le maggiori potenzialità non riesce ad affrontare delle criticità. Quindi, ecco, io credo che su questo in qualche modo dovremmo dovremmo interrogarci. Come ugualmente dovremmo interrogarci su, diciamo così, quelle, diciamo, trasformazioni in corso nei sistemi di welfare che tendono a ridurre al minimo l'intervento dello Stato, con magari poi una, uno Stato ridotto al minimo che però magari eroga un reddito di base. Perché qui il problema secondo me è non confondere quello che noi immaginiamo come reddito di cittadinanza, reddito universale, con quello che concretamente è sul piatto nei paesi europei. È vero che l'Italia, insieme alla Grecia, non dispone di questa misura, ma quello che, di cui dispongono gli altri paesi, è chiaro che è meglio di me. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il problema però è che quella del mio Londra. Ah no, chiaro. Non è un caso, mi hai guadagnato di Londra. No, no, ma più è che saluto Nicoletta, che è molto brava. è veramente intelligente, ma ah no, cioè sul fatto che però quello che trovi, ad esempio nella sua, diciamo così, declinazione italiana è che diventi, che possa diventare il cosiddetto reddito dei poveri. E io non sono particolarmente affascinato dalla figura del povero, come invece sembra andare per la maggiore oggi, cioè per me la figura del povero rimanda alla sua etimologia, cioè quello che è diminuito di qualcosa, tutta la potenza del povero io non la vedo, anzi io credo che quello che è stata la straordinaria operazione che ha compiuto il cosiddetto capitale è stata quella di trasformare i proletari in poveri, cioè quello che è riuscito a fare a partire dagli anni 70 è trasformare quella che era una classe operaia, quella che era un soggetto insorgente, in poveri, che in quanto tali sono del tutto deprivati della capacità di azione, perché schiacciati sul presente, e che nel presente vivono e che non riescono a immaginarsi un futuro. Capisco che questo mio discorso può essere cacciato di pauperismo o neopauperismo, però attenzione, le difficoltà che si incontrano nella organizzazione del precariato io credo che sia in gran parte legata a questa condizione di vita che ti schiaccia sul presente e che non ti lascia spazio per pensare ad altro se non al sbarcare il lunario. Cioè, perché nella nostra, tante persone, tanti nostri amici, tante nostre conoscenze comuni in questi anni si sono perse? Ma non perché, come dire, oggi pensino cose completamente diverse rispetto magari a quelle che pensavano 10, 15, 20 anni fa. Semplicemente perché devono far fronte al presente, che è un presente sempre più difficile, sempre più malettamente insopportabile e impossibile da affrontare.
Ecco, in tutto questo mi sono completamente perso, la cartina ritorna sola. Completamente dimenticata, poi magari se devo c'è una dopo. Mi fermo qua, intanto. Direi di procedere così, facciamo un giro di domande, interventi e poi lasciamo un po' di tempo ai relatori, insomma, per due cose. Io partirei proprio da questa questione del povero, della potenza del povero, insomma, che chiaramente si presta delle ironie, però è anche un po', secondo me, il punto di partenza, insomma, un po' delle ipotesi di Peppe e anche insomma, di Quinto Stato, eccetera, e su cui d'altra parte ho delle perplessità, no? È un po' la questione appunto di come oggi far fronte e provare a iniziare a trovare delle forme collettive di protezione. Maurizio diceva, secondo me molto giustamente poneva la questione della, dell'universalità di queste forme di protezione. E secondo me è una questione importante. E però d'altro canto, insomma, quello, secondo me, le critiche a cui si può si presta l'intervento di Peppe, delle ipotesi che appunto su cui ragioniamo tutti quanti assieme, ci proviamo per quanto possiamo. Forse non è tanto questa, ma è un po' attorno alla questione della appunto della sussidiarietà, che poi un po' quello attorno a cui abbiamo pensato questo incontro, l'ipotesi tutta aperta, il cantiere tutto aperto di un Comofer, ma la questione non è tanto il Comofer, ma come uscire da questa impasse del welfare, no? Perché questa è la questione, mi sembra. E quindi da una parte c'è questa un po' l'esperienza dei traduttori, appunto queste nuove forme di protezione, penso anche ad ACTA, in cui insomma si muove Sergio Bologna, che mi sembra che va esplicitamente in quella direzione lì, i lobby, e quindi secondo me, non so, è interessante perché Peppe ha, faccio un esempio, Peppe ha parlato di Bianciardi. Io non so come possiamo leggere Bianciardi e il lavoro culturale oggi, nel senso che un po' è produttivo, no? Immediatamente produttivo, quindi non c'è quella difficoltà dell'intellettuale negli anni 50-60 che Bianciardi anticipava, la ritroviamo oggi a tutti gli effetti. È un po' ma anche per esempio i situazionisti potrebbero essere letti in questa chiave qui. C'è un bellissimo saggio di una delle cose più belle di Paolo Virno, in questo senso qui, che legge il situazionismo come una lettura che anticipa il lavoro cognitivo oggi. E quindi, e qui un po' provo a riallacciarmi a quello che diceva Maurizio, forse credo, penso, la questione appunto è del rapporto tra queste forme iniziali di mutualismo, neomutualismo, e però anche una piattaforma, deve essere all'Ottocento un nuovo cartismo, una nuova piattaforma di diritti minimi. Ed è quello, io credo, che un po' ha permesso nei 30 gloriosi, tra i 40 e i 70, prima della fase neoliberale, ha permesso le lotte che ci sono state, come diceva Maurizio, lotte operaie non solo, che sono uscite da quella,
da, insomma, da quella, da quella, da quel paradigma lì. Quindi ecco, io penso che un po' al di là dei termini e al di là della questione complicatissima dell'universalismo, un po' questo, chiamiamo questo un po' le questioni, come il rapporto tra queste prime forme di sindacalismo e poi la produzione di norma. Ma volevo sottolineare un attimo perché mi sembra interessante questa, diciamo, attenzione sul pubblico, cosa che abbiamo visto prima, no? Pubblico diverso da statale, pubblico inteso come cosa che innanzitutto è evidentemente per l'interesse pubblico, no? Però il discorso del passare dalle mutue professionali a quella generale, però dire, è un passaggio invece alla statalizzazione delle varie mutue, no? E non necessariamente l'accorpamento spesso produce, diciamo, il meglio. Cioè, faccio un attimo un passo indietro perché poi in realtà la domanda potrebbe essere, quindi tra pubblico e privato c'è qualcos'altro? però mi rifaccio un attimo perché mi sembra intrigante questa storia qui del siciliano all'Ottocento, no? In particolare io, essendo siciliano, così mi interesso, mi sembra un'esperienza molto interessante quella del movimento dei fasci siciliani, che non c'entra niente con i fasci siciliani. Come anche poi in Italia, prima la Lega delle Cooperative si chiamava Cooperative e Mutue, in questo movimento siciliano, tra l'altro, che poi ovviamente lì non c'erano le industrie, per cui si trattava più di una chiesa contadina e artigianale, con un po' di piccola borghesia, diciamo, dei centri urbani che la dirigevano. Però questi qui avevano messo su una mutua, tutto rispetto, cioè se un contadino gli moriva il mulo, dalla mutua gli pagavano il mulo, oppure se uno stava male o aveva qualche problema, eccetera. Oltre al fatto che questo sistema permetteva poi l'organizzazione dell'occupazione dei feudi. Quindi in quel caso, oltre ad essere palesemente pubblico, si trattava di una mutua che era anche capace di catturare identità. Ad esempio oggi i nostri precari, no? Se ipotizzando, se avessero una mutua potrebbe essere quello l'elemento catalizzante per creare identità tra, diciamo, i precari a prescindere dalla professione. Io mi ricollegherei proprio a quello che hai detto te, per il fatto che, cioè, alla fine potremmo considerarlo anche un banditismo sociale, questa forma di fasci siciliani. Di conseguenza, cioè, potremmo, facendo il paragone col precariato, potremmo pensare che il precariato sia una nuova società contadina, cioè un regresso alla... Dico, la storia è storia, noi possiamo fare. Sì, però cioè, i paragoni sono importanti, sicuramente. In modo sintetico, avevano fra le loro, diciamo, immagini o di riferimento sia Carlo Marx che Gesù Cristo, però è l'Ottocento. Eh no, quindi c'è, cioè, nel senso, quindi d'altronde la società contadina era quella che non, cioè non è che andava a pensare a un cambiamento completo del sistema, aspettava magari il momento apocalittico che andava a cambiare il sistema, e però riportava anche un nuovo re che magari era santo per loro. Quindi, cioè, non è che c'è un'idea di cambiamento anche del soggetto, del sistema politico, magari del mantenimento stesso, quindi reazionario in realtà. Però comunque sia, c'è anche la forma di banditismo sociale che cerca di essere marginante da questo punto di vista, senza però riuscire a fare poi molto. È la nostra condizione questa. No, sicuramente Sette ha fatto quel testo sul pubblico, no? Che è uscito, no? Testo. E lì in Sette c'è un pessimismo del comune. Sì. Un grosso pessimismo del comune, che se in qualche modo non lo dà per scontato, però in qualche modo invita in modo pessimistico
in qualche modo a riflettere sul non dismettere la lotta per il mantenimento dell'università, dello Stato sociale, perché c'è un atteggiamento, diciamo, ingenuo, rivoluzionario, no? Di vedere un mondo, ma in realtà lasciarsi alle spalle, capito, qualcosa di concreto. Quindi in qualche modo Settis mi sembra un atteggiamento che è pessimista nel confronto del comune, ma non è negante questa pratica, perché lui infatti sta dentro alla dimensione del comune. Poi, siccome l'altra sera noi siamo della libera università popolare della Bolognina, e quindi abbiamo cercato di mettere insieme una generazione che fa tra i 30 e i 60 anni, che non frequentano né centri sociali e neppure i centri sociali degli anziani, no? È una fase di mezzo che è in qualche modo totalmente spaccata, no? Spaccata, cioè non sa dove andare, perché non c'è uno spazio, perché già deve far fronte alla precarietà, al tempo, chissà, ai figli, insomma c'è tutta una dinamica. Comunque abbiamo cercato di catturare queste persone e ne abbiamo portate a casa una settantina lì nella nostra. Insomma, ne abbiamo messi insieme 70, per dire, ma il scontino non è male per la cosa, persone abbastanza comune, perché poi operiamo tipo la banca del tempo, scambiandosi come banca dei saperi. Quindi in qualche modo coloro che vengono a lezione contemporaneamente possono fare lezione, quindi c'è questa, cioè vieni, fai 10 ore, ci devi dare almeno qualcosa in cambio, no? Cioè dacci il tuo sapere, fate, insomma. Mettiamo dentro mestieri, arti e pensieri, comprendiamo anche il calzolaio è venuto, insomma, a raccontarci la storia di cosa significa vivere il calzolaio via la Bologna. No, adesso parte quello. Però siccome l'altra sera io ho presentato il testo di Simone Weil sulla soppressione dei partiti politici, e lì ci abbiamo riflettuto, ed era il 10 maggio e l'abbiamo dedicato a Camus, insomma, che era i 100 anni di Camus. Certo. E poi lui presenta questo testo, eccetera. Però nel frattempo mi era venuto in mente che negli anni 50, nel 49, mentre usciva il testo nel 50, nel 40, Adriano Olivetti aveva scritto un testo sull'esperienza nel canavese e me ne parlava mio nonno, che era un socialista, di queste cose. Mi era venuto in mente questa cosa in cui nel dopoguerra, di fronte in qualche modo a questa sparizione dei partiti, proprio sparizione dei partiti, però non erano più presenti, anzi, cioè già insomma si erano allontanati dal territorio ed erano diventati qualcosa d'altro della resistenza, come dice bene la Simone, perché chiamavano come un Simone, la Simone perché vuole essere un maschio, no maschio nel senso del maschilista, ma insomma avere gli stessi diritti che gli erano negati. Lei a un certo punto dice che la resistenza è sempre un fatto individuale, non individualistico, capito? E in realtà analizza dalla Comune di Parigi alla rivoluzione francese, tutte le rivoluzioni e le resistenze sono fatti di individui, individualità che tendono al generale, non all'individualismo, cioè la volontà generale lei la interpreta come individualità che tendono al generale, non al tutto, al particolare. Questa è una grande interpretazione della volontà generale di era anche un ribaltamento. È un ribaltamento, certo, perché volontà generale voleva la volontà di tutti, infatti certo. Paolo Virno l'aveva criticato, se vi ricordate, no? Sì. E invece lei, questa individualità che intende al tutto, perché poi dice, guardate che se in qualche modo le leggi razziali, al posto di averle fatte Hitler, l'avessero fatte in qualche modo una maggioranza, non sarebbe cambiato qualcosa, un individuo una maggioranza. Quindi non è un problema di maggioranza, e noi pensiamo subito ai CIE, no? I CIE sono i lager, capito, costituiti dalla maggioranza, ma poi tutta l'espulsione, tutto il razzismo di Stato, insomma, voglio dire, adesso andiamo avanti. La democrazia è, diciamo, o lei dice, la democrazia è un mezzo, è uno strumento, non è un fine, lì in qualche modo butta giù tutto anche questa ideologia della democrazia, no? Anzi, lei a volte è un po' aristocratica, no? Però in quell'esperienza lì del canavese, e siamo nel 49, a un certo punto Adriano Olivetti sostiene che loro vogliono organizzare strutture territoriali che siano economiche, politiche, sociali, che in qualche modo non puntano alla carità ma bensì alla socialità, e quindi prevedono anche in qualche modo la connessione, che i nessi amministrativi funzionano secondo la volontà delle comunità e non dei partiti, tende in qualche modo di scavalcare il sistema dei partiti e fare un innesto. E infatti ci riescono per un po', nei territori del canavese
sì, Adriano Olivetti, cioè lui poi li sosteneva e poi, insomma, per concludere, siccome ho conosciuto Franzoni e i teologi della liberazione, Franzoni sosteneva, a proposito della carità e della socialità, la Chiesa si è sempre occupata dei poveri, ma li ha sempre lasciati poveri. Ed è per quello che noi vogliamo, non vogliamo la carità, vogliamo una rivoluzione sociale che sia in grado in qualche modo di rovesciare questo concetto di povertà, un concetto di giustizia, capito? Ecco, quello è molto importante per farla finita con la povertà, ma per farla finita con la povertà bisogna in qualche modo, vabbè, intanto vabbè, il Cristo di Bloch non è come quello di Francesco I, il Cristo di Bloch è un Cristo non mite, ma è un Cristo un po' come quello dei fascisti stigliari che fustiga i mercanti del Tempio, eccetera, vabbè, insomma, per dire, per ricollegare a Olivetti, perché lui è un cristiano anarchico, insomma, voglio dire, c'è tutta un'esperienza di comunità di base di questa cristiano che va, di movimento cristiano che va in senso antisociario, antipovero, anti in qualche modo clericale, insomma c'è, poi insomma non bisogna fare i conti con questa società italiana che insomma è anche, diciamo, ha dentro questa teologia, no? Perché insomma ha dentro questa cosa, insomma bisogna essere un po' più laici, no? Quindi vedere un Cristo un po' alla Renan lunga là. Però, sì, volevo dire un paio di cose a Peppe e a Mauri. È interessante aver sentito le due prospettive insieme, una di cui ho parlato, perché nonostante siano all'interno di, diciamo, di un discorso comune, di riferimenti comuni, in realtà sono due sguardi che divergono in qualche modo. E, secondo me nel discorso di Peppe c'è un pieno, un eccesso, diciamo, di soggettività, mentre al contrario nel discorso di Mauri c'è come una carenza di soggettività, nel senso che Peppe, il discorso di Peppe, affinché regga, presuppone il fatto che queste soggettività già ci siano, no? Mentre, diciamo, nel discorso di Mauri mi sembra invece che, diciamo, è la sovrastruttura, è un po' la sovrastruttura che determina alcune dinamiche, per cui mancanza, in assenza di competenze, di diritti, di protezioni, eccetera, è come se non ci fossero le condizioni invece affinché si sviluppino dei processi di soggettivazione. Ora, io sono, c'ho anch'io questa malattia, diciamo, del pessimismo. Del comune, proprio perché credo invece nella dinamica di cui parlava Peppe, in cui si diceva che appunto affinché emergano nuove istituzioni c'è bisogno di conflitto. Ora, ognuno ha le sue genealogie, la mia è bellissima, insomma. Tanti, sì, in tanti, quindi per scongiurare questo pessimismo del comune, quello che stiamo facendo ultimamente è di riprendere altre genealogie rispetto proprio alla possibilità di nuove forme di mutualismo, e quella in particolare che è lineare quasi, è quella della costruzione dei centri di salute delle donne negli anni 70. Che poi diventano i consultori con l'istituzione, con appunto il processo di istituzionalizzazione in senso però statuale, in questo caso con la legge del 75. Ed è lineare perché i centri di salute per le donne nascono dal 74 in poi. E prima, insomma, ci sono già tantissimi, diversi anni, sicuramente 5-6 di battaglia per l'accesso all'aborto libero e gratuito, che è stata una battaglia durissima, mi piace sempre dire che è stata la più grande esperienza dell'illegalità, la più grande esperienza dell'illegalità di massa in Italia.
proprio perché l'aborto era un reato, proprio perché quella battaglia è stata svolta con delle forme di protesta anche molto radicali, che hanno implicato la galera, che hanno implicato gli scontri con la polizia, gli scontri con i compagni, con te, vari tipi di scontri, comunque per dire che appunto è stata... E però appunto questa anche tenendo in serie, con serissima considerazione le obiezioni, comunque l'invito a tenere a prendere in considerazione quelle criticità di cui parlava Mauri, quell'esperienza lì è stata in grado di costruire un'istituzione, diciamo una nuova istituzione che ha avuto un carattere universalistico. Ora quell'esperienza lì è diventata esattamente appunto quello che diceva Mauri, è rimasto un po' il welfare dei poveri, in qualche modo, perché i consultori ci si va, si prova a prenotare una visita, te la danno dopo un anno, anche a Bologna, insomma, nello stato di queste istituzioni inventate dal conflitto sociale delle donne, è uno stato disperante anche in Emilia Romagna, no? Allora, nonostante il pessimismo nei confronti del comune, però nonostante anche appunto la gloriosa, e proprio anzi a partire diciamo dalla gloriosa esperienza del movimento femminista, in questo caso, alla domanda che cosa c'è tra privato e pubblico, comunque penso che appunto il comune è un po' un concetto che usiamo come vocazione proprio per vedere, provare a vedere questo spazio tra pubblico e privato. Ora siamo però in una situazione in cui tutto questo conflitto per ora non c'è, quindi sono tutte un po' anche ragionamenti che facciamo sotto voto spinto in qualche modo, in una condizione appunto laboratorio, però fino a un certo punto, nel senso che è ancora un esercizio molto mentale in questo momento, quindi non è che una sperimentazione vera e propria. E però rispetto a questa cosa appunto dei consultori, si sta ragionando insieme tra compagni e compagni su come diciamo riavviare un'esperienza di quel tipo lì, e per ora diciamo che la consapevolezza principale è che per poter far ripartire diciamo un discorso ad ampio raggio sul tema della salute, in particolare della salute delle donne, ma non solo, è che è necessario ricostruire il collettivo, no? come dicono sempre le compagne del CSI, cioè c'è bisogno di innanzitutto ricominciare a costruire questo diciamo un tessuto comune di riflessioni, di pratiche, quindi c'è tutto un lavoro preliminare da fare affinché questo comune diventi, diciamo, in qualche modo lo possiamo toccare. Vorrei introdurre anche una cosa, dato che sono stata chiamata in causa. Io mi chiamo Ilaria, sono un medico di salute pubblica, di una cosa non ben definita che si chiama salute globale. Faccio parte di un centro di ricerca autogestito, autodeterminato, che si chiama CSI, Centro di Salute Internazionale. E diciamo per formazione sono un pochino portata ad essere abbastanza scettica su forme di mutualismo, tipo creazione di mutue, proprio perché la storia un po' ci ha insegnato che diciamo, da un lato vengono prima di quello che è stato il processo, che poi ha portato all'universalismo, dall'altro se guardiamo anche fuori dai nostri confini nazionali vediamo come il sistema capitalista con World Bank e il Fondo Monetario negli anni 80 e 90 hanno spinto i paesi africani e latinoamericani che prima di noi hanno vissuto la crisi economica a orientarsi verso queste forme. Da un lato un mutualismo tipo casse mutue tra i lavoratori e dall'altro una cosa che arriva molto diciamo quasi in relazione diretta, che sono le assicurazioni private, e poi una
un welfare statale di base per i poveri, tra l'altro di soppacchetti. E questo cosa ha generato in questi altri stati? Una frammentazione totale. Io vengo di recente dall'Argentina, dove c'è una sovrapposizione totale e molto molto complessa dei vari sistemi: da un lato il sistema pubblico per i poveri, dall'altro le obras sociales per i lavoratori, tra l'altro il sistema ricchissimo gestito dai sindacati, eccetera, e dall'altro il sistema privato per i ricchi. E questo quindi da un lato, dall'altro anche il riferimento al 1848, dove tutta una forza delle masse così viene poi di fatto si viene a burocratizzare un po' attraverso i sindacati, un po' perché è la relazione dialettica con lo Stato di Bismarck che intercetta questi bisogni e li fa proprio in un'ottica controrivoluzionaria. Dall'altro lo stesso l'esempio sui consultori, dove appunto qualcosa che viene fuori dalle lotte eccetera poi si istituzionalizza e perde quel potere di soggettivazione. Allora io mi chiedo, forse la domanda è come cioè qual è lo strumento che ci fa mantenere una, non so, una vigilanza su determinati processi che secondo me al giorno d'oggi, questa è una mia visione personale, non possono, cioè non possono altro che, insomma, io la vedo così. Cioè dovremmo rioccupare quegli spazi che proprio il sistema pubblico, il sistema di welfare marginale, marginalizzante, espelle dal suo corpo, recuperarli con una autodeterminazione, con un'ottica di autogestione e di soggettivazione e allo stesso tempo elaborare già, cioè da subito, degli strumenti che mantengano una vigilanza su un processo soggettivante che sia continuo e che non si spenga nel momento in cui poi queste esperienze, come la storia ci insegna, si vanno ad istituzionalizzare, perché forse un po' questo è il compromesso che si deve, lo scotto che si deve pagare se si vuole mantenere l'ottica di universalismo pur partendo magari da una autogestione. Non so se è chiaro. No, Olivetti la chiamava democrazia molecolare. Sì, sì. No, giusto per. Ecco, scusi, è formato Derrida e Bologna. Sì, certo, sì, infatti, in maniera però contro rivoluzionaria, contro soggettiva. Chi vuole che prendi? No, io un po' di cose c'è da dire, però mi piacerebbe davvero di. Sì, scusate. Vado, va al volo. Però davvero sarebbe la pena di rilumiare, dovrebbe un sacco di cose, però come faccio? Allora, va bene, allora, diciamo, due così, intanto più polemiche più divertente, due premesse, diciamo. Allora, togliamoci dalla testa che il welfare italiano fosse universalistico, altrimenti ci raccontiamo le barzellette. Il welfare italiano è nella categoria dei sociologi, degli studiosi delle politiche sociali, viene definito come un welfare mediterraneo, è un welfare familistico, patriarcale, vessatorio, burocratizzato, corrotto, escludente e non includente, d'accordo? È l'esempio più classico e anche laddove è stato universalistico, cioè istruzione e salute. Ha escluso la larga, alla fine dell'istruzione, ragazzi, se non ce lo diciamo, io lo vedo con i miei figli a scuola, diciamo, in una città come Roma, l'ho vissuto a Rieti quando facevo il superiore di Rieti, la scuola pubblica è stata una scuola di classe, studente, c'è poco da fare, cioè a Roma c'è non solo il circuito tra i liceo scientifici, cioè i classici in cui c'è
il Righi, il Magnani, e poi c'è quello sfigato da mia figlia, ma in più c'è poi il circuito ulteriore sfigato di studi tecnici, professionali, per non parlare delle scuole elementari, cioè è quella roba lì. Allora, se pensiamo che noi abbiamo avuto un portale universalistico, studente nostro, in cui tra l'altro il reddito distribuisce la vita, perché su questo bisogna che ci diciamo le cose, ragazzi. Se voi andate nei quartieri a Pigneto, a Roma, a San Lorenzo, a Cinecittà, a Bellamone, a Calandina, ma anche a dove abito io, a Pinavalle, insomma ragazzi, lì c'è una illegalità diffusa che finanzia la stecca, per ogni pescatore 50 euro al giorno. Santi Romano, quando si chiamava l'istituzione, San Giovanni, il grande studioso di diritto amministrativo del 900 italiano, che parlava del pluralismo giuridico, parlava delle nuove istituzioni, prima di noi, perché lì era siciliano e aveva studiato come il papà si comportava nella relazione con la madre, e lui sapeva benissimo che la prima protezione universalista che gli dava, la cortina dei fasci, perché lui era di 800, il papà, era l'edilizia 800, il papà, era la struttura sociale della mafia che lo proteggeva in modo universalistico dai crisi della vita, altro che lo Stato, altro che i fasci, altro che altro. Allora, questa è la condizione di un paese che diciamo ha nel suo io sono levantino e fino al Mediterraneo, sei chiaro, mi piace il sole, e io le più belle assemblee che ho fatto negli anni 90 e negli anni 2000 le ho fatte da Zagaglia al mare a Ostia con i compagni, quindi davanti al piatto delle fettuccine con bombole e con vino di castello, quindi io sono per il Mediterraneo, però so anche che so anche che sono stato fortunato perché sono vissuto in una famiglia che poteva permettersi determinate scuole, diciamo, e sono consapevole di questo, e quindi non ho quasi nulla da difendere, quindi questo lo dico, però appunto perché altrimenti davvero se no perdiamo la barra della cosa, cioè il reddito è intanto dato, e dopo sono i primi che lo mettiamo in discussione. Ah, un reddito evidentemente che sia di autodeterminazione, di indipendenza, di autonomia delle persone, perché diciamo se come lo discorso sul precariato, non è che il precariato dobbiamo pensare, cioè la mentalità qual è? Che il precariato è il soggetto che è in attesa dell'entrata alla subordinazione del lavoro, no, cioè la nostra storia è quella dell'odio contro il lavoro, di una radicale antropologia positiva contro la maledizione di Adamo da una parte, d'accordo, ma non so, Thompson quando racconta dei riflessi della lotta c'è tutto un capitolo fantastico sulla maledizione di Adamo, perché non dobbiamo rivendicarci da fine in fondo la ribellione alla maledizione di Adamo contro la scienza, tra l'altro da noi faremo due piccioni in una fava, mettiamo a spalle al muro i cattolici e a spalle al muro i comunisti sindacalisti bello lavoristi, diciamo, cioè così, sì, al muro metaforicamente cioè dal punto di vista argomentativo, dal punto di vista argomentativo della retorica argomentativa, cioè la cittadinanza, oppure chiamiamola l'universalismo concreto, per utilizzare una categoria cara per certi versi anche a Deleuze tutto sommato, perché parlava per certi versi anche di una roba di, cioè l'universalismo concreto, quindi non la cittadinanza astratta borghese illuministica, ma l'allusione all'universalismo concreto passa per la tutela della determinazione dell'individuo nel suo vivere associato. Adesso come passa questa roba qua? Piano piano, evidentemente per conquiste, per strappi rivoluzionari, per strade, non è che quelli si sono messi insieme perché sono contro il welfare state, quelli si sono messi insieme perché è 30 anni che stanno fuori dal welfare state. La Elisabetta Sandri è morta perché non aveva i soldi per curarsi, quindi pagano 250 euro all'anno per cercare di mettere insieme dei soldi per curarsi quando stanno male, perché altrimenti non ci avrebbero le cure. Non è che è residuale, quelli non sono mai stati dentro il sistema sanitario nazionale, non so se ci capiamo, diciamo, perché questo è il discrimine qua. Cioè, se fosse stato un sistema sanitario nazionale universalistico in cui, a prescindere dal rapporto di lavoro che c'avevi, ti si tutelava la malattia, la maternità, allora figurati, ma non è stato così, e è sempre meno così. Allora, o questo diciamo lo prendiamo come precondizione, perché altrimenti facciamo veramente, allora c'ha ragione. Diciamo, ragione Pedro Comunisti, c'ha ragione, niente, ritorniamo tutti alla vita, 8 ore in fabbrica, 8 ore a casa, 8 ore a dormire, rientriamo tutti, prendiamoci. Cioè, la storia, la nostra storia degli anni 70 è della fuga dalla subordinazione al lavoro, è dell'odio contro la fabbrica,
è dell'odio contro il paternalismo, che sia il paternalismo cattolico o che sia il paternalismo comunista sindacalese, che ti impone il fatto che tu diventi cittadino solo quando c'hai un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, meglio ancora se sei maschio, meglio ancora se sei bianco, meglio ancora se sei proprietario o di una casa o di una macchina, d'accordo? No, questa roba qua è diciamo i situazionisti e bianciardi, ecco, è l'odio sorridente contro quella roba lì. È De Boer che dice noi non lavoreremo mai, è diciamo, Bianciardi che parlava dei quartari dicendo io non preferisco andarmi a ciabattare in giro per Milano, preferisco farmi licenziare da quel giaguaro di Cittadinelli piuttosto che da Valentino Pompiani, ma vivere anche soffrendo, traducendo la notte da quelle pagine fantastiche e formidabili, ma conquistando quello spazio di determinazione a Brera, con i pelotisti, con i pittori, con i cantanti, diciamo, non possiamo che non aderire a quella possibile ripensamento dell'antropologia. Lo so che ho detto con troppa enfasi e non voglio neanche dire così, perché penso che un po' siano condivise questi aspetti antropologici, diciamo, però paura che spesso dimentichiamo, cioè non è che questi processi, e per l'altro strada è una mutua che è nata per i traduttori, ma invece si è aperta a tutti gli altri segmenti di lavoratori indipendenti che noi tanti ci stanno mettendo, gli archeologi, quelli che fanno comunicazione, i pubblicitari, cioè si sta aprendo in senso da più interprofessionale, perché poi l'elemento sarebbe quello lì, che sarebbe il primo passaggio dell'ottica tendenzialmente universalistica e di ripensamento delle strutture del welfare state fallimentare e fallite, diciamo. Oh, allora, quindi, perché così rispondo più puntualmente a Vincenzo, perché vi consiglio di andare a vedere la cosa di strada comunque. Evidentemente lì il problema, lo sapete qual è la società di mutuo soccorso, è il legame che viene diciamo, per il suo sostentamento col circuito della cooperazione tradizionale, diciamo, cioè quello diventa un altro apparato che rischia il saccheggio di quella roba, cioè quello è l'aspetto, cioè come pensiamo, forse lo diceva bene Ilaria, appunto, no? Come possiamo pensare delle istituzioni che siano effettivamente di autodeterminazione, non degli intermediari per una nuova forma di assoggettamento, per dire in modo molto tranchante. Evidentemente l'esperienza adesso, vedi, tutto si tiene alla fine, il 23 maggio andiamo a presentare a Fisciano il libretto che abbiamo fatto sul TSO e su partenza sanitaria obbligatoria, perché ragazzi, che è il mazzo poi di quella roba lì, purtroppo, cioè, come è stato messo il bastone delle ruote alla rivoluzione battagliana, evitando che ci fossero create delle strutture istituzionali, perché guardate bene, però questo pure è giusto, dobbiamo intendere, l'antistituzionalismo battagliano era il nuovo istituzionalismo, cazzo, no, cioè è l'antistituzionalismo dell'assoggettamento e della subordinazione, ma era proprio il ribaltamento dell'ottica, tant'è che ci sono delle pagine fantastiche che raccontano loro, vabbè, non le sapete meglio di me, in cui loro raccontano come attraverso il metodo di decisione che prendono tra utente, no, come le condividono, come tutti i racconti di quando lasciano aperte le porte, fanno uscire, poi insomma tutta una cosa. E secondo me quella del TSO purtroppo è proprio l'appendice peggiore di quello che è il nostro, insomma, voi sapete che adesso insomma, una procedura estremamente burocratizzata, il sindaco può fare aperta a quello che gli pare, 48 più 48 ore, non so, va bene, il povero nostro Giovanni è l'ultimo che c'è morto, ma purtroppo non sarà lui, insomma. E poi ritornando, quindi il neomutualismo neopartismo mi piace come formula, anche diciamo che evoca appunto quasi un aspetto costituente, tra virgolette, per capirci di noi, diciamo, no? Cioè, che non c'è più. Che non c'è più. No, che non c'è più, no, che però potrebbe essere quello un piano invece, no? In cui per certi casi l'analisi di Lorenzo invece mi trova profondamente d'accordo, ci permette di recuperare questa ottica qua, anche la possibilità dell'affermazione. Non solo rivendicazione, ma proprio dell'affermazione di nuovi diritti, diciamo, tra virgolette, diciamoli così per intenderci. Evidentemente, anche quando parliamo di comune, il condivido europeo, no? Non è che mi piace pure la cosa collettivo, no? Comunanza, insomma, cioè, cerchiamo di capire che c'è uno spazio che storicamente si è sempre dato tra il privato mercatista e il pubblico statuale, diciamo, c'è sempre stato un terzo, che fa parte anche di alcune esperienze della storia, anche istituzionale. Evidentemente la cosa che tu dicevi sui fasci siciliani e sul, era un tentativo di tenere insieme anche dal punto di vista dell'immaginario, no? Una forma antropologica piuttosto ancorata delle cose tradizionali, che poi sia la chiesa, ma anche la sorte parentale, via dicendo, con un meccanismo invece anche di trasformazione di quella dinamica lì, no? Cioè, di mettersi insieme poi per cambiare anche minimamente, oltre che tutelarsi, di esistenza di cose. E, bene, per esempio, un altro esempio sull'istruzione, la libera università del domicilio. Io non penso che loro siano contrari all'università pubblica,
per quanto diciamo io che ho un altro ovvio scenario dell'università pubblica, per come gestire l'università pubblica, ho un picco di distruzione di vernice nei confronti dell'università pubblica, però evidentemente sono convinto che nessuno di noi dice no, l'università pubblica deve chiudere, no, figurarsi, dovrebbe andarsene i baroni, no? E però si crea la libera università popolare nei territori che pensa una nuova possibilità di trasmissione e condivisione dei saperi, creazione di saperi condivisi, anche buone pratiche probabilmente, no? Perché sempre la banca del tempo dei saperi, quella roba lì, no? Metto tra virgolette al servizio della collettività quello che so fare, oppure un lasso di tempo in cui posso spiegare qualcosa, o forse anche fare qualcosa, e vada, cioè non lo sappiamo anche questo, lo ripeto solo a voce, perché prima del 48 le forme di auto-organizzazione in Francia, allora tutto nasce sulle leghe, la leader d'insegnamento, cioè si forma una lega di insegnamento per i bambini degli operai e degli artigiani, cioè negli anni 20 e 30, soprattutto sotto Luigi Filippo, quindi l'aprile al 48, e prima delle mutue sindacali vere e proprie, e prima delle case del popolo, e prima cioè si creano le scuole di quartiere organizzate dai lavoratori che si mettono insieme per i loro figli, proprio perché era evidente a tutti, già a quella che noi pensavamo che fosse una classe arretrata come quella degli artigiani, o una classe di venire come quella della forza lavoro industriale, che senza l'istruzione non si andava da nessuna parte. E tutta quella forma lì che poi diventeranno, ripeto, le cose sportive, i formi in comune, le farmacie, tutto diventerà, nasce come bozzolo ideativo e creativo proprio dalla linea dell'insegnamento, che è la prima base di capacità di esercitare l'azione popolare, per utilizzare la formula di Settis, che secondo me è molto attento alla ricostruzione, ad esempio, che faceva Maurizio, no, evidentemente sul pubblico non statuale, d'accordo, pure questa cosa è pubblico non statuale, ma quante volte abbiamo detto negli anni 80 e 90, proprio questa roba, no? Cioè, è proprio l'idea della processualità del pubblico, delle pratiche, dell'azione che definisce il pubblico, e Settis in realtà sta su questa dinamica qua. Evidentemente meno convinto del comune, ma capisco pure che, però per esempio sulla sfruttamento per i comuni, processualità, insomma ci sta tutto. Quella su Steven Bayle è un'altra cosa interessantissima, perché lui lo studia tanto, però lì c'è un altro elemento ancora, secondo me, che è l'odio francese per la terza e la quarta repubblica, che era la terza repubblica era definita la cosiddetta palude, no? Dove c'erano tutti i borghesi che governavano scambiandosi, la terza repubblica era quella dopo la comune, vale bene, dopo la comune e dopo la guerra di Sedano, dopo la sconfitta di Sedano, 1875, e la quarta repubblica è quella che porta all'immobilismo della Francia, di quegli anni lì, quando in realtà, perché poi non pare scrive gli anni 40, anche se poi esce del 50, però scrive gli anni 40, tra l'altro lei poi era amica di Trotsky, e però lì c'è per certi versi un'anticipazione della critica degli apparati di Stato partitocratici, diciamo, e tutto quell'odio sui partiti è l'odio contro il mondo, per certi versi è la versione di sinistra di Degode, lo dico con voi, sicuramente se non vai la si incaccherà comunque sta, diciamo, però cioè voglio dire che poi quella roba lì purtroppo porta a Degode al 58, purtroppo, d'accordo? Invece secondo me Olivetti, ecco, questo è un'altra chiudo su questo. No, Olivetti è formidabile, a me è una cosa tra l'altro, il libretto che stiamo facendo con Roberto, che poi forse in autunno speriamo di farvi avere una copia, così poi ci cantare insieme. Stiamo. No, per fare una copia all'editore, almeno una che generate riusciamo a farla avere, speriamo. No, perché aspetta, la Olivetti vedrete, è certo, cioè. Dopodiché è una storia di sconfitta nel capitalismo italiano, quella roba lì, è una storia, diciamo, di... Si fanno portare via persino il computer. Cioè, però, se pensi che poi chi di voi sta seguendo, non so, i makers, Guarduino, non so se qualcuno di voi, Smanettone, i makers, quelli... Però quelli dove nascono? Perché si chiamano Arduino? Gli artigiani con quelle stampanti 3D, per dirlo in modo, certo che questa cosa va in rete, va bene, che hanno le stampanti di te, si costruisce in 3D e si costruisce tutto, no? E dove nasce questo Arduino? Nasce lì. Arduino è il bar Arduino, perché Arduino era il primo re d'Italia di vicino Cuneo, proprio lì,
Però quella roba è la roba della sconfitta, diciamo, che per certi versi è la stessa storia che racconta poi io Pino Ferraris, cioè quella roba che viene relativamente sconfitta dalla parte del capitalismo straccione italiano, che è il capitalismo statalista, d'accordo? È indifferente a quella roba lì, cioè lo spazio, perché l'idea di comunità sua, evidentemente, non è un'idea di comunità, appunto, come diceva bene Maurizio, no? Della comunità intermedia, dell'ottica del sacro romano, no? del papalina, dell'altusus, della cosa della fondazione di Santa Maria. È invece è quella che rompe il rapporto gerarchico, verticale, di dipendenza dal papato, no? La sussidiarietà, diciamo appunto, della Chiesa Cattolica, per capirci, insomma, è invece quella che cerca la trasformazione delle, anche se il termine comunità sappiamo bene, perché questo è un altro corpo su questo di autocoscienza collettiva. Che sta ritornando tanto sulla nostra comunità, anche lì sulla commissione di beni comuni, ho sentito i giuristi, tutto un basta ricordarsi il porco spino sulla comunità. La metafora del porco spino. Sì, sta vicino, ma non troppo. Come? Certo, una vicinanza che non sia della prossimità che ci porta poi. Esatto, quella è la metafora. Va bene, comunità di figli, bravo, sì. O la comunità che viene, ma non c'è mai una comunità. Esatto. No, invece quella del bandismo sociale è un'altra cosa che. Quando ti dicevo i paradisi fiscali per la comunità sociale, evidentemente è un gioco, no? Però che il precariato, questo cerchiamo di condividere dal punto di vista della soggettivazione, che è per cercare di capirci, evidentemente sempre un pieno, ma io poi se invece sono cittadino, sono molto pessimista, sono molto divento ottimista quando sta a fare con voi, ma poi adesso nelle vite sono spesso sempre appunto pessimista e non ottimista, è cioè. Togliamoci dalla testa che appunto anche l'antropologia negativa del precariato, cioè dobbiamo fare leva che la condizione di non siamo in attesa del lavoro, diciamo, ma siamo già immediatamente produttivi dentro la società senza la vittoria dell'economia della conoscenza, però insomma la società del precariato avanzato, diciamo, come vogliamo chiamarla, diciamo, il fatto che insomma, proprio per il fatto che accediamo a una società del vivere in comune, insomma, del vivere reciproco, insomma ci sono degli elementi di reciproco sostegno, di reciproca valorizzazione dell'autonomia individuale, della possibilità di autodeterminazione, che debbono metterci nelle condizioni di poter vivere nel modo più degno possibile, sia nella vita della singolarità, sia nella vita della singolarità in comune, diciamo, o nel collettivo, o in società, diciamo. E questa roba non basta più per il lavoro, c'è proprio da fare, cioè, dobbiamo essere convinti fino in fondo di questa cosa qua, ma ciò non significa che non siamo operosi, che non siamo per le attività, per la libera attività, per l'esercizio della libera determinazione, tutt'altro, siamo ancora più veloci dell'idea del lavoro tradizionale subordinato sotto padrone, in cui tutti sappiamo che quando siamo sotto padrone cerchiamo di lavorare, insomma, no? di guadagnare degli spazi di autodeterminazione e di autonomia dentro il conflitto tra comando e autonomia, d'accordo? E quindi forse è il momento anche generazionale per dirci che questa possibile alleanza, coalizione tra ultra quarantenni e neo ventenni, diciamo, si fa anche su questa possibilità di antropologia positiva che faccia meno del lavoro alla maledizione di Adamo da una parte e alla rude razza pagana o da zappatore della terra che ci vogliono ancora inculcare. Va bene, scusate.